Ad Arezzo, che piacere vedere Mario Mencarelli. È stato appena premiato, è arrivato secondo nell'eccellenza. Sì, Sì, è secondo l'eccellenza e primo nella primo categoria. nella categoria. Grande soddisfazione, no? Sì, grande soddisfazione, soprattutto per i cavalli allevati da noi, nati da noi, allevati e poi montati da Emilio Bicocchi con vera maestria. Secondo Zingaro delle Sementarecce, ci parli di lui? Ti ricordi Ma guarda, è un quando è nato? puledro che è nato da noi, come tutti i nostri cavalli, siccome noi facciamo solo allevamento. E poi abbiamo avuto la fortuna che il cavallo non ha mai dato problemi, montato da mio figlio è arrivato fin qua. Poi nell'ultima prova è stato montato con vera maestria da Emilio Bicocchi. Continui ad allevare? Sì, continua a allevare, sì. Oltre ai cavalli, anche i cani, mi dicevano. No, io ho tanti cani, ma sono tutti da cinghiale. Che Quando... non allevi tu? Sì, li allevo tutti io. Tutti io, ce l'ho più di 20. Quanti cavalli hai ancora a casa? No. E ora saranno una ventina circa. Continua l'allevamento delle Sì, sementarecce. continuo. Perché poi c'è Luca che ti dà una mano. Sì, i miei figli mi danno la mano, tutti e due. Luca soprattutto ha continuato, mentre Alessandra ha smesso di montare. Sei stato uno dei grandi allevamenti degli anni 90, i primi grandi allevamenti italiani. Cos'è cambiato? Ma ora grandi allevamenti no, direi invece piuttosto modesti come numero, ma come qualità abbiamo sempre cercato i migliori stalloni che fossero in commercio. Com'è cambiato l'allevamento dagli anni 90 adesso? Dagli anni 90 avevamo anche puro sangue, avevamo 22 fattrici puro sangue, che poi purtroppo hanno fatto un po' la fine degli ippodromi, si sono piano piano diluite, mentre il mezzo sangue, cioè il cavallo d'assalto ostacoli, sta prendendo sempre più vigore. Per cui grandi incroci adesso. Ma grandi incroci, direi i migliori stalloni che ci sono, noi compriamo il seme di questi Preferisci stalloni. uno stallone affermato oppure un giovane che potrebbe essere promettente? Ecco, preferisco lo stallone affermato perché è più facile indovinarci. Però qualche volta mi piace di cercare fra gli stalloni promettenti. Grazie mille, tanti auguri. Grazie.